La sezione messinese del Centro Ufologico Nazionale, diretta da Antonio Monreale, porta nella città dello Stretto il grande dibattito scientifico sulla ricerca di vita extraterrestre. A Palazzo De Leoni questa mattina c'era tra i relatori lo scienziato russo Alexander Zaitsev, che sentiremo tra poco, un astrofisico di fama mondiale che l'Unione Astronomica Internazionale ha voluto omaggiare dando il suo nome ad un asteroide. Al tavolo dei relatori, per spiegare il perché di una ricerca rivolta ad un'incognita così grande, il ricercatore dell'Istituto di Radioastronomia, Pietro Cassaro. Beh, sicuramente l'astrofisica è una scienza abbastanza strana, nel senso che non possiamo simulare in laboratorio niente di questi degli oggetti che noi osserviamo, quindi l'unica possibilità che abbiamo è ricevere da questi oggetti che noi stiamo osservando tutte le informazioni possibili che loro stessi ci inviano e che essenzialmente sono costituiti da fotoni o da altri tipi di particelle. Cerchiamo da questi invii di risalire a qualche conclusione, diciamo, per quanto riguarda la fisica dei luoghi che stiamo analizzando, degli oggetti che stiamo analizzando. Soddisfatto il presidente della sezione messinese del Centro Ufologico Nazionale, Monreale, che ha dimostrato anche a Messina come la ricerca della vita extraterrestre sia un serio e costante impegno scientifico e non appena una serie di leggende basate su avvistamenti più o meno credibili. Sono veramente contento, soddisfatto delle attenzioni che ci hanno rivolto anche le scuole, con la presenza qua di ragazzi di molti licei di Messina che avevo invitato e che sono stati contenti. Una classe del direttore del liceo nautico ha fatto la sua mini intervista allo scienziato sulle loro future relazioni per quanto riguarda diciamo delle esperienze che si fanno scientificamente con i satelliti, ma anche i cittadini mi mandano email parecchie perché vogliono sapere, vogliono scoprire, chiaramente sempre rispettando chi è scettico sull'argomento. Noi cerchiamo di fornire, diciamo, delle risposte spero esaurienti su queste nuove aperture che ci sono in questo senso sulla tematica ufologica. C'è un approccio più scientifico alla ricerca della vita extraterrestre rispetto al passato. Cosa è cambiato negli anni da questo punto di vista? Very good questions. Unfortunately, approach not differ from other. Cosa è cambiato? In realtà è cambiato sicuramente anche non solo l'approccio sicuramente più scientifico, ma anche quello che noi abbiamo a disposizione, cioè i sistemi radar che oggi sono disponibili, e grazie anche alle conoscenze quindi di un sistema extrastellare di cui noi abbiamo certezza oggi, sicuramente possiamo parlare di un approccio più realistico e che sia basato su dei principi sicuramente più ancorati alla realtà che non rispetto al passato. Questa è la differenza. Ma l'approccio non è cambiato, l'interesse è rimasto invariato, oggi come tantissimi anni fa. È pura fantascienza il doversi preparare ad un contatto con civiltà extraterrestri? In order to get contact, we must use any common object. Sì, quindi quello che possiamo supporre, potrebbero esserci dei contatti qualora condividessimo con delle forme di vita extraterrestri degli oggetti comuni, come per esempio la nostra galassia, e dovremmo anche presupporre che loro possano ricevere i radiomessaggi che noi stiamo inviando e che quindi consentirebbero anche a loro di comprendere gli avvenimenti anche a livello globale, ma di questo chiaramente queste sono solamente supposizioni.